Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video tutorial. Oggi, come vedrete, si parlerà di Alfresco. Nel video precedente abbiamo visto come installare Alfresco su Ubuntu ed oggi, a partire da questo video e nei successivi, entreremo nel vivo e quindi nella configurazione. In particolare faremo riferimento a una configurazione basilare per permettere agli utenti che si affacciano ad Alfresco di carpirne appunto le peculiarità. Faremo riferimento ad Alfresco Share, come potete vedere, in quanto si tratta dell'interfaccia web maggiormente utilizzata e che implementa il concetto di collaborazione, e in questo video proprio vedremo perché. Difatti partiamo subito dalla creazione di un sito, ma prima di parlarvene loghiamoci, così insieme vediamo come fare ne approfondiamo il concetto. L'abbiamo, come ricordiamo la volta scorsa, installato all'indirizzo 192.168.0.62. Per l'accesso basta accedervi alla porta 2.8080/share. Ovviamente anche questa porta, la 8080, ossia la porta di installazione del Tomcat, viene decisa durante l'installazione. Noi abbiamo deciso di seguire l'installazione di default, per cui la porta è questa. Abbiamo inserito la password, una password molto semplice, sempre in fase di installazione, e adesso andiamoci a loggare. Questo è il pannello di controllo dell'amministrazione che noi ritroviamo al primo accesso a Zimbra, scusate, ad Alfresco. Per cui partiamo subito con la creazione di un sito. Difatti Alfresco si basa, Alfresco Share si basa appunto sulla creazione del sito. Il sito viene identificato come una sorta di cartella, ma che al suo interno ha delle proprietà aggiuntive, come ad esempio delle regole, la gestione della sicurezza e quant'altro, che insieme andremo ad analizzare nei video. Questa grande cartella che noi andiamo a definire e che è il sito può contenere al suo interno ovviamente n sottocartelle, all'interno dei quali possiamo andare a caricare diverse tipologie di documenti: file office, open office, PDF, HTML, XML, testo, immagini, audio, video e quant'altro. Ma iniziamo subito. Andiamo a cliccare sul link siti e quindi crea sito. Ricordiamo che in questo momento siamo loggati come amministratore, quindi ancora non abbiamo creato utenti e quant'altro, siamo proprio nella fase iniziale. Andiamo quindi a creare il sito che ad esempio chiamiamo intranet. Successivamente ed automaticamente viene definito l'URL. Come vediamo, il nome è stato scritto automaticamente tutto in minuscolo, quindi senza lettere maiuscole e quant'altro, in quanto questo sito viene utilizzato, questo nome viene utilizzato nell'URL magari di link dei documenti. Poi successivamente, quando andiamo a caricare un sito, vi farò vedere che cosa intendo per URL, anche se so bene che lo conoscete tutti cosa è un URL, però ve lo spiego in questa casistica particolare. Andiamo ad inserire una descrizione intranet aziendale, ad esempio, e come tipologia lasciamo invariato sito di collaborazione, anche se è possibile definire, andando ad agire sul codice, diverse tipologie di sito. Infine scegliamo la visibilità, pubblico o privato. In quello pubblico tutti gli utenti possono visualizzare il sito anche se non hanno il consenso, possono anche lavorare sui documenti a seconda dei ruoli che sono stati assegnati. Questa parola ruolo l'andremo ad analizzare nella seconda parte del video.
Eventualmente possiamo spuntare partecipazione al sito moderata, ciò significa che gli utenti possono accedere al sito previa approvazione da parte del gestore del sito. Quindi spuntiamolo nel caso in cui volessimo utilizzarlo come pubblico oppure privato, è disponibile, quindi il sito è disponibile solo per il gestore del sito e degli utenti invitati. Quindi a seconda delle vostre necessità possiamo scegliere, nel nostro caso privato, si tratta appunto di una intranet, quindi definiamolo tale. Creazione del sito è in corso e il sito è stato creato. Come vedete, siamo passati dal pannello di controllo dell'utente amministratore al pannello di controllo intranet e ce ne accorgiamo dal nome presente accanto al logo del fresco. Prima, come potete vedere, pannello di controllo administrator e invece siamo passati a pannello di controllo del intranet. A questo punto non ci resta che analizzare il pannello di questo sito, il pannello di controllo del sito intranet. Di default, come possiamo vedere, il pannello è costituito da diversi dashlet, membri del sito a sinistra, dove sono presenti appunto tutti i membri appartenenti al sito. I contenuti del sito e mediante questo menu a tendina possiamo andare a restringere il campo, quindi visualizzare ad esempio solo i documenti che si stanno modificando, solo i preferiti o elementi modificati di recente. Oppure nell'altro dashlet, attività del sito, possiamo andare a visualizzare le attività del sito, ma anche qui, mediante i menu a tendina, possiamo andare a restringere il campo. Ad esempio, solo oggi, non tutti gli elementi, ma ad esempio aggiornamenti di stato e tutte attività. Ovviamente vediamo che al fresco è molto personalizzabile, ma oltre a questo possiamo cliccare su Personalizza pannello di controllo per andare a personalizzarlo maggiormente. Quindi innanzitutto possiamo andare a cambiare il layout. Attualmente abbiamo due colonne, una stretta a sinistra e una larga a destra, però possiamo scegliere tra quelle disponibili, ad esempio quello a tre colonne, clicchiamo su Seleziona e possiamo andare ad aggiungere altri dashlet. Abbiamo ad esempio link del sito. Ne prendo uno a caso, basta trascinarlo e posizionarlo nella colonna a nostro piacimento, nel nostro caso la colonna 3 che era vuota. Allo stesso modo possiamo spostare un dashlet e eliminarlo spostandolo esattamente nel cestino e rilasciando. Questo ovviamente viene cancellato, ma può essere reinserito prendendolo dall'elenco dei dashlet. Una volta raggiunto il nostro layout preferito, basta cliccare su OK per salvarlo. Come vediamo, quindi le colonne sono divenute 3: attività del sito, contenuto del sito, membri del sito e link del sito. È possibile personalizzare ulteriormente il pannello di controllo di Alfresco. Cliccando su Altro possiamo andare a innanzitutto modificare i dettagli del sito, quindi se ad esempio vogliamo modificare il nome, la descrizione o la visibilità, possiamo farlo in questa sezione. E poi possiamo andare ad aggiungere altre voci di menu. In particolare vediamo che all'interno del sito è presente solo la voce raccolta documenti. Cliccando su Altro, Personalizza sito, possiamo andare innanzitutto a definire il tema del sito, quindi il colore e quant'altro, e poi aggiungere, ecco così, altre pagine. Abbiamo solo la raccolta documenti, possiamo aggiungere calendario, wiki, discussioni, blog,
link ed elenchi dati. Tutte queste voci andremo ad analizzarle man mano nell'arco dei nostri video. Quindi, come vedete, sono presenti tutte le voci in altro accanto alla voce pannello di controllo del sito. Così come è possibile modificare il pannello di controllo del sito, possiamo andare a modificare il proprio pannello di controllo, cliccando sempre su Personalizza pannello di controllo e le operazioni da farsi sono sempre le stesse, possiamo modificare il layout e aggiungere o rimuovere Dashlet. Nel nostro caso lasciamo tutto invariato. A questo punto facciamo il punto della situazione, scusate il gioco di parole, abbiamo creato un sito, personalizzato il pannello di controllo sia dell'utente che del sito e abbiamo aggiunto altre pagine al sito. Nei prossimi video vedremo come creare un utente al quale arriverà l'email di invito che accetterà il sito, l'invito, scusate, e potrà partecipare al sito. Arrivederci e al prossimo tutorial.